Grazie a tutti, cercherò di essere molto rapido, avevo delle diapo che evito di fare. Il mio intervento riguarda un protocollo, un progetto che stiamo portando avanti da circa ormai un anno e mezzo, che ancora non è partito, speriamo parte molto presto, che ha lo scopo di ridurre proprio quelle complicanze che accennava Baiocchi. È un protocollo di preabilitazione nei pazienti che vengono operati per questi tumori, tumori dello stomaco, tumori del pancreas e delle vie biliari in particolare. Di cosa si tratta? Noi sappiamo che i pazienti che arrivano all'intervento in migliori condizioni fisiche hanno minori complicanze, vivono di più, superano mesi all'intervento. E il problema è come farli arrivare nelle migliori condizioni possibili all'intervento, soprattutto se sono pazienti con tumori dello stomaco, ma anche con tumori del pancreas o delle vie biliari che fanno una chemioterapia neoadiuvante preoperatoria. In questi casi le cose stanno rapidamente cambiando nel mondo, perché negli ultimi due anni sono emersi dei dati molto interessanti anche da studi randomizzati negli ultimi tre mesi, che dimostrano che se i pazienti vengono prima, durante la chemioterapia, sottoposti a cicli di fisioterapia, di ginnastica riabilitativa e vengono nutriti in maniera adeguata, non vuol dire nutriti di più, ma vuol dire nutriti in maniera adeguata, questi pazienti hanno meno complicanze e addirittura arrivano ad avere più risposte complete. Mi riferisco per in particolare a uno studio sul tumore della mammella pubblicato tre mesi fa sul Journal Clinical Oncology, dove la quantità di risposte complete che hanno i pazienti con tumore della mammella che fanno questo tipo di approccio fisioterapico, ginnastica e nutrizione, hanno più risposte complete rispetto a pazienti che non ce l'hanno. Questo è uno studio randomizzato, il primo che viene pubblicato, ma studi analoghi sono in corso nel tumore del pancreas e in altri tumori. Bene, partendo dalla collaborazione multidisciplinare, che per fortuna in questo ospedale funziona molto bene, con tutto il team multidisciplinare, con ben 11 reparti di questo ospedale, abbiamo disegnato questo studio che è stato approvato dal comitato etico, adesso dovrebbe partire entro il prossimo mese, speriamo. Principali investigatori sono Giulia Grizzi dell'oncologia e Andrea Cerotti della chirurgia. Di cosa si tratta? I pazienti che fanno la chemioterapia neoadiuvante vengono, nel momento in cui viene fatta la diagnosi, quando i pazienti che devono fare una chemioterapia neoadiuvante e poi andare all'intervento dopo due o tre mesi, vengono affidati a un equipo multidisciplinare, quindi composta dai nostri fisiatri e fisioterapisti che vanno anche a casa a seguirli per fargli fare un programma specifico di ginnastica. Vengono affidati a un nutrizionista che fa un programma personalizzato di nutrizione e contemporaneamente ovviamente fanno le cure chemioterapiche che devono fare per poi all'intervento. Una prima fase dello studio prevede la fattibilità insieme all'intervento domiciliare, prevede una fattibilità di questo approccio, ripeto che coinvolge 10 reparti, 11 reparti, non è una cosa facile da mettere fuori, perché ci sono i reparti che misurano l'efficacia, ci sono i reparti che fanno della superficie. Dopodiché va nell'intervento. Adesso è uno studio di fattibilità, quindi prevediamo di approvare una ventina di pazienti. Se la cosa funziona, se tutti lavoriamo come dobbiamo lavorare sinergicamente e la cosa funziona, poi partiremo con uno studio randomizzato, speriamo prima possibile, dopo aver dimostrato la fattibilità. La fattibilità per noi vuol dire che almeno il 70-80% dei pazienti fa il programma di fisioterapia che abbiamo stabilito di fare. Io ringrazio tutti quanti per questo impegno che c'è stato nell'ultimo anno per portare avanti questo studio, in particolare i fisiatri e i fisioterapisti che sono molto motivati per questo, faranno un convegno fra un mese in cui parleranno proprio di questa cosa, che anche per loro rappresenta una novità. Mi riferisco a Cristian Carubelli e a in particolare. Grazie a tutti. Daniele Spada, Giulia Grizzi, Maria Bonomi, sono il nostro pre-oncologi, si dedicano al gastroenterico. Come vi dicono, qui rappresenta indegnamente Daniele, però essendo l'unico maschio. Esatto, grazie a tutti. Allora io, come diceva Gianluca, intanto come prima cosa voglio ringraziare Giulia e Maria, perché senza loro ovviamente tutta la nostra attività sarebbe stata assolutamente insostenibile, quindi
la prima cosa che mi preme è ringraziare è loro. Io vi presento solo dei dati perché pensavo che nel numero probabilmente c'è la miglior controprova del lavoro che abbiamo fatto quest'anno. L'oncologia gastrointestinale di questo ospedale ha avuto in questi tre anni, una crescita per certi versi esponenziale. L'anno scorso il gruppo GI ha complessivamente trattato 353 pazienti, ha preso in carico in prima visita 353 pazienti. La distribuzione di questi pazienti rispecchia un po' quello che già vi ho fatto vedere Gianluca. La patologia prevalente nella nostra realtà territoriale è la patologia del colon, subito dopo viene la patologia dello stomaco e sorprendentemente la patologia del pancreas. Noi l'anno scorso abbiamo fatto quasi 70 pancreas in prima diagnosi, in tutti ovviamente gli stadi. Questo giustifica ovviamente l'attività chirurgica che noi abbiamo avuto. Di fatto, come già vi ha spiegato Gianluca, ma io mi giusto un accenno, questa patologia, che è vero ha pochissime risorse in termini di possibilità chemioterapiche, però è una patologia che impegna in termini di risorse di presa in carico, risorse di gestione globale del paziente, è importante la nostra oncologia. Qui abbiamo, diciamo così, vi risparmio una sottoclassificazione per ogni singola cosa. La nostra oncologia si è caratterizzata anche per un'intensa attività di ricerca. In questo momento noi abbiamo 10 studi attivi, il 50% di questi studi sono studi sponsorizzati, per cui sono un vantaggio anche economico per la nostra azienda. Molti di questi studi avete già sentito da parte di Alberto quali sono. Lo studio Unicor, che è uno studio di terapia neoadiuvante, quindi prima dell'intervento chirurgico nella necrosi del colon, e lo studio RAISE, che è uno studio di biologia molecolare di biopsia liquida nei tumori, sempre del colon. Per cui anche da questo punto di vista la nostra oncologia rappresenta sicuramente, è in linea con quella che è l'attuale frontiera della ricerca nella patologia dei tumori gastrointestinali. Ovviamente qual è la nostra prospettiva? Un po' dispiace che sia andata via la direzione strategica, però confrontandoci un po' con Maria Giulia in questi giorni, ma anche con l'occasione per ringraziare le colleghe radiologhe che anche noi, devo dire, torturiamo in maniera perversa per certi versi per le costanti richieste, non c'è la dottoressa Romani, ma oggettivamente senza il loro contributo noi non avremmo assolutamente potuto prendere in carico questi pazienti. È quella di implementare il BDTA. Da un lato il BDTA per ogni tipo di patologia è fondamentale perché ci consente di dare una risposta tempestiva a tutti i nostri pazienti, dall'altro lato individua dove noi abbiamo bisogno di implementare alcuni fattori, penso alla parte amministrativa, penso ai case manager, penso anche alle nurse navigator, è fondamentale in questo momento sviluppare il BDTA. L'altro aspetto fondamentale, noi viviamo, siamo in corso in questo momento ad una rivoluzione tecnologica che è quella dell'intelligenza artificiale. Io faccio parte del direttivo IOM Lombardia, come IOM Lombardia da marzo in poi attiveremo dei topic specifici sull'intelligenza artificiale. Noi abbiamo la numerosità campionaria per diventare dei player anche protagonisti in quest'ambito, dobbiamo sicuramente avere una voce in capitolo e quindi questo deve essere uno stimolo per noi per poterci anche collocare, visto anche quella la prospettiva di questo ospedale del futuro che arriverà, non possiamo restare indietro lì. E come ultimo aspetto, ma non per ultimo, è il radicamento sul territorio. Nel 2022 l'oncologia medica ha provato a fare un corso di formazione per i medici di base, per i medici sul territorio, che è stato poco o nulla frequentato. L'anno scorso Gianluca ha fatto lo stesso identico tentativo con un medesimo risultato, se non insomma uguale. Ecco, noi lì dobbiamo intervenire. I medici curanti, i medici sul territorio, non solo loro, ma anche i colleghi vicini a noi, qui c'è il dottor Personelli, ma manca anche il collega di Mantova, dobbiamo per forza di cosa diventare un'unica grande realtà in rete, e questa cosa qui sicuramente ha bisogno di un'implementazione anche da un punto di vista tecnologico, quindi le risorse tecnologiche devono essere adeguate,
ma non possiamo più fare in modo che il territorio non parli con l'ospedale e l'ospedale non parli con il territorio. Quindi queste sono le nostre prospettive come oncologi. Vi ringrazio.